Salutate! Si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla, perché non è ancora la fermata, altri viaggi aspettano te. Dall'istinto che hai di non cedere mai, ed è questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare, anche se sembreranno più lunghe che mai certe dure salite del cuore. C'è che ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un raggio di sole. Quando prima ci esamina e poi solo dopo ce la spiega la lezione più dura per noi, ma ci insegna che ogni bufera può strappare un bel fiore vero, non l'intera primavera, non può raderla al suolo, non può. Dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare. Si comincia a morire nell'attimo in cui cala il fuoco di ogni passione. Ognuno di noi ha il suo pezzo di strada da fare, segui il passo di un sogno che hai, chi lo sa dove può arrivare, e chi lo sa. Ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile,
collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Thank you.
viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. La grazia del perdono, la difesa da ogni insidia del maligno e la tua perenne protezione. La tua misericordia, o Padre, faccia sgorgare per la vita eterna una sorgente di acqua viva. Mi chiamo Mario, rinnovo il dono del battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Vincenzo e rinnovo il nome del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Devi farlo prima. Oh, vabbè. Mi chiamo Carmine e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Martina e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Gaia e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Maria Francesca e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Paola e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Cristina Sissi e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Camilla e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Melissa e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Ilaria e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Maria e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Letizia e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Francesca e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio. Mi chiamo Sabrina e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e del Tuo Spirito Santo. Mi chiamo Antonella e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Mi chiamo Antonella e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi chiamo Antonia e rinnovo il dono del Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cominciamo a capire qualche cosa di diverso della Chiesa. Per giudicarla bisogna anche saperla giudicare e bisogna avere, come dire, dei criteri per poterlo fare. La Chiesa ha bisogno sempre di essere rinnovata. Ma come deve avvenire questo rinnovamento? Primato della carità e della dimensione pastorale, cioè lo stare vicino alla gente. Seconda cosa, diceva, restare nella comunione. Noi abbiamo questa tentazione che dice: per cambiare le cose dobbiamo cambiare dal di fuori, ma le cose si cambiano dal di dentro, no? Terzo, la pazienza e il rispetto dell'attesa. Cioè, potete dire che c'è stata una crescita in 2 anni della vostra vita? Benissimo.
per cui i cambiamenti sono, potremmo dire, un po' più lenti. Ultima cosa, il rinnovamento nel solco, diceva questo teologo della tradizione. Voi che avete, abbiamo detto, tu che hai adesso 18 anni, sei la stessa Martina di quando avevi 15 anni? No. Sei un'altra Martina? Cioè no, sono sempre la stessa, però sono cambiata. Benissimo, ma questo cambiamento è stato un cambiamento, come dire, traumatico, nel senso che c'è stata una rottura completa? No, è stato graduale. Quindi sei la stessa, ma non sei la stessa. Esattamente la Chiesa, è così. È la stessa di 2000 anni fa, ma non è la stessa di 2000 anni fa. C'è una continuità, ma nella gradualità. Allora, coinvolgere maggiormente i giovani, non fermarsi semplicemente alla solita messa, accorciare i tempi delle celebrazioni, altrimenti l'attenzione dei giovani scarseggia. Vorrei una chiesa più aperta verso i giovani. Dare maggiormente l'attenzione di noi giovani e che provi a renderci più partecipi nelle celebrazioni e nelle attività proposte dalla Chiesa. La Chiesa deve essere esattamente come il nostro Dio la creò più di 2000 anni fa, ovvero vicino al popolo, attenta alle sue esigenze, umile e soprattutto onesta con se stessa e con il popolo. In poche parole, la Chiesa deve essere il popolo ed il popolo deve essere la Chiesa. La Chiesa dovrebbe essere più vicina alle persone, ma anche a quella che vuole Gesù. Dovrebbe coinvolgere i ragazzi con attività e animazioni, dovrebbe essere più coerente nelle sue opere. Vorrei che la Chiesa fosse più vicina ai giovani che stanno disinteressando sempre di più. La Chiesa dovrebbe coinvolgere più i giovani attivamente, prendere come modello il volto di Papa Francesco, umile e solare e sempre vicino ai fedeli. Attrarre più i giovani non solo con celebrazioni meno pesanti, ma anche con momenti di comunità. Essere come una grande famiglia in cui ognuno ha il suo ruolo per contribuire a renderla unica. Vorrei che la mia chiesa prendesse come modello il volto solare e gioioso del Papa, vorrei che coinvolgesse maggiormente i giovani e i fedeli e vorrei che tutti si sentissero parte di una grande famiglia, vorrei che tutti pensassero alla persona che hanno vicino proprio come una bella famiglia. Vorrei che fosse più spontanea, vorrei che prendesse come esempio la capacità di discutere ed affrontare le varie problematiche, proprio come fa il Papa. Vorrei che avesse più fiducia nei giovani. La Chiesa che conta più giovani, che gli faccia capire il bello della Chiesa, il bello della vita. La Chiesa che vorrei è una Chiesa umile, unita e più coinvolgente, anche nel mondo. La Chiesa che vorrei, più vicina a noi giovani, meno pesante, meno attaccata al denaro e quindi meno corrotta, più divertente. Per me la Chiesa dovrebbe essere meno pesante, soprattutto nell'omelia. Leader, she is always
Coming up, coming up. Oh la la.